Traiano, complimenti, un buon primo tempo, state giocando bene. 2-1 che fondamentalmente ci sta. Cosa vi serve in questo secondo tempo per fare qualche altro gol e per vincere? Dobbiamo stare più a centrocampo, più stretti, e poi dobbiamo giocare come abbiamo fatto il primo tempo, che stiamo andando benissimo, e chiudere la partita. Bocca al lupo. Ciao, grazie. Michelino, partita combattuta da parte di entrambe le squadre, voi sotto di un gol, cosa vi serve in questo secondo tempo ovviamente per recuperare e per vincere? Oh, è stato un bel primo tempo, purtroppo abbiamo regalato due gol su due disavventure della nostra difesa, quindi ce la giochiamo fino alla fine sicuramente. Bocca al lupo. Grazie. Buonasera, siamo qui alla prossima partita, ha visto affrontarsi Hertha Riatella contro Città di Partenope, la partita finita 5-1 per la Città di Partenope. Abbiamo qui i migliori in campo, Tuzzi e Svinco. Ragazzi, una buona partita, una buonissima partita. Ottima partita direi. Calcolando che non avevate la panchina lunga come avevate solitamente. Ma io solamente stavo parlando con Francesco, che un cambio basta e avanza, quando un cambio mirato è fatto bene. Certo. Ragazzi, che dire, avete espresso un buon calcio contro, secondo me, una squadra che ha corso tanto comunque. Buona squadra, forse la classifica è più giusta da dove sta questa squadra, perché veramente i ragazzi che corrono, non ho mai visto giocare prima, però stasera non c'è una male. Nonostante hanno preso 5 gol, forse siamo noi che siamo un po' più forti. No, avete ovviato sotto il punto di vista tecnico. Secondo me stiamo raggiungendo una maturità di squadra. Quello di maturare squadra. Dopo tanti tornei ci stiamo avvicinando al top. Abbiamo trovato una buonissima quadratura centrocampo con Festa, Cardone, che comunque fanno la differenza. Non c'è niente da fare, inutile nasconderlo. Ragazzi, una dedica a questa vittoria? Sempre a tutta la squadra, alla nostra famiglia, a tutti quanti. E alla Juve in finale di Champions? Una dedica speciale voglio fare a Ivani. A Ivano, che è qualificato. Ti voglio bene. Ciao.